Torino, Moncaglieri, Rivoli e Settimo Torinese ospiteranno da giovedì 20 a sabato 22 ottobre la prima edizione del Social Festival Comunità Educative Ci vuole una città per fare una scuola. Una 3 giorni dedicata all'educazione e alla scuola con focus, workshop, laboratori e dialoghi che approfondiranno i temi dell'educazione. Il Social Festival è promosso da Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo con la direzione scientifica della rivista Animazione Sociale. Dal 20 al 22 ottobre parte il primo Social Festival delle comunità educative. Qual è il ruolo, consigliera Greco, di Città Metropolitana in questo evento? Un ruolo importantissimo, perché siamo stati tra i promotori insieme alla Città di Torino e con la rivista Promozione Sociale per iniziare a discutere di scuola e dei rapporti con la città e con la città metropolitana. Cioè, noi siamo abituati come istituzioni a vedere per competenza il nostro ruolo, no? Città di Torino ha la competenza sull'edilizia scolastica delle scuole dell'obbligo, Città Metropolitana ha la competenza sull'edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado. Ebbene, la pandemia, 2 anni di fermo, 2 anni di grande difficoltà per i nostri studenti, per i nostri docenti, per le scuole, e ci hanno posto di fronte a un percorso che bisognava ricominciare, riniziare. Quindi abbiamo ragionato sul mettere la scuola al centro e discutere dei rapporti di collaborazione, di progetto che ci sono tra le scuole e il territorio. Quindi il titolo Ci vuole una città per fare una scuola, che però implica anche che ci vuole una scuola per fare una città. Quindi è questa la simbiosi. Ci vuole una città per fare una scuola. La scuola è un enorme presidio di lotta e contrasto al disagio giovanile, quindi diventa importantissimo che le istituzioni siano accanto a questo presidio, che è un presidio di libertà, democrazia e uguaglianza, che può permettere ai giovani e alle giovani di individuare il proprio futuro, di lottare contro la dispersione scolastica e la povertà educativa. Quindi ci vuole una città per fare una scuola e le istituzioni devono essere parte di questo progetto.